Preferiresti morire e basta. Lo so. Questa maledetta macchina che continua a respirare al posto mio. Perciò sembra che dovrei restare nei paraggi ancora per un po', non è così? Mi dispiace dirlo. A me non dispiace. Io voglio che Jonathan ti conosca. E forse potrei anche provare a renderti la vita un po' migliore. Non sei tenuta a farlo. Sì, d'accordo. Va bene. Va bene, questo lo abbiamo imparato a memoria. Peggio di così non potrebbe andare. Ma non posso continuare a venire qui e sentirti dire che vorresti essere morto. Perché non sei morto. Ed è un fatto. Sinistra! No. Abbiamo perso il cane! Angie! Robby, che te ne pare? Già! È meraviglioso! Davvero? Il respiratore ti sembra troppo veloce? Ma sì, forse un po' sì. Sì, ora è meglio? Oh, è meglio. Quanto dura la batteria, Teddy? Fino a 3 ore, pensiamo. Non è un caso in cui un po' più di certezza sarebbe opportuna? Beh, c'è anche un cavo di alimentazione. Teddy! Tu sei un genio. Praticamente è stato abbastanza semplice. Ho usato la catena e il mozzo di una vecchia bicicletta. Chissà perché nessuno ci aveva mai pensato. Te lo dico io perché. Perché tu non sei un medico. Non c'è nessuno che ti dice che non si può fare. Avrei una notizia. Ah sì? Sì, è più una seccatura in realtà. Non potrò più divertirmi un granché. Che cosa succede? Che io aspetto un bambino. Qualcuno è felice? Sì. Felice davvero? Mai stato così felice. A parte quando hai risposto sì alla mia proposta. Ma tu non mi hai mai chiesto di sposarti. Non te l'ho chiesto? No. Dicesti che volevi sposarti prima di andare in Africa. O ti saresti inselvatichito. Sì, è vero. Comunque tu hai risposto sì. A quanto pare è così. Oh, tesoro. Oh, tesoro. Mi hai dato una vita meravigliosa. Quando mi guardate, che cosa vedete? Una persona che fatica a sopravvivere? Oppure vedete un uomo che ha superato ogni ostacolo? Sicuro di star bene? Scusa, non mi sento molto bene. Non riesco a muovermi. Non respiro. Il virus si contrae dall'aria. La paralisi è irreversibile. O continuo a vivere qui, o mi porti via e forse muoio. Sei con me? Sì. Che stiamo aspettando? Robin lascerà l'ospedale. Nessuno può resistere fuori da un ospedale. Grazie per aver scelto di vivere. Mi è venuta un'idea. Questa sedia respira! Fantastico! Nessuno ha mai creduto che si potesse vivere come te. Dovremmo mostrarglielo. Sto progettando una fuga ancora più grande. Mi hai dato una vita meravigliosa. Io non voglio solo sopravvivere. Io voglio vivere davvero. Pack yourself a toothbrush, dear. Pack yourself a favorite blouse. Sicuro di star bene? Scusa, non mi sento molto bene. Non riesco.
riesco a muovermi. Non respiro. How do you live a life fully and joyfully in impossible circumstances and not accept the supposed limitations that are put on you? Continui a venire. Non ti servo a niente. A quanto pare, io ti amo. I can't get through the script without crying, and it really shows people when they're up against it that really humor is the kind of thing that comes out of it, and I just loved that about them. I loved their love for each other. Mi è venuta un'idea. This film is not a mawkish sentimental tale of disability. In fact, it's the opposite of that. It's fun. Once he chooses life, it's like he dives in, you know, disabled or not, he's just alive, and the people around him light up. I think it's about what we all want our lives to be, which is free, joyful, connected with others. Lei non ha diritto di trattenermi in questo posto. He was literally a pioneer. Again, another interesting and important theme in our movie, the sense of someone doing this for the first time, breaking out, you know, breaking out of the confines of a hospital. Potrei anche provare a renderti la vita un po' migliore. So I think it's a universal story in that sense, and it is about resilience, it is about looking for the joy, looking for the freedom, and actively seeking it out. And I think it's a story that's very inspiring because of that. Ciao ragazzi, oggi ho per voi una piccola classifica di film basati su storie vere, dei biopic che forse ancora non avete visto e di cui vi consigliamo la visione. A partire da Prova a prendermi, con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks del 2002. Poi vi consiglio Erin Brockovich del 2000, con protagonista una bravissima Julia Roberts, che infatti ha vinto l'Oscar con questo ruolo. Poi A Beautiful Mind di Ron Howard, vincitore agli Oscar 2002 per il miglior film, miglior regia, miglior attrice protagonista Jennifer Connelly e una nomination per Russell Crowe. Il sapore della vittoria, Uniti si vince, del 2000, con Denzel Washington. Man of Honor, sempre del 2000, con Robert De Niro, Cuba Gooding Jr. e Charlize Theron. Coach Carter, del 2005, con Samuel L. Jackson. Apollo 13, del 1995, con Tom Hanks, Kevin Bacon, Ed Harris. Changeling, del 2008, con Angelina Jolie, candidata come miglior attrice protagonista, e poi con John Malkovich. Poi The Blind Side, del 2009, candidato come miglior film, e con protagonista Sandra Bullock, che invece l'ha vinto l'Oscar con questo film. E infine il super cult Toro Scatenato del 1980, regia di Martin Scorsese, con protagonista lo strepitoso Robert De Niro nei panni del pugile italo-americano Jake LaMotta, affiancato da Joe Pesci. Inutile dirvi che De Niro vinse l'Oscar come miglior attore protagonista per questo ruolo. Per oggi è tutto, se volete vedere altri video e avere nuovi aggiornamenti, vi ricordo di iscrivervi e attivare le notifiche. A presto, ciao ciao!